Ancora no, ancora no. Ok, adesso sì. Perfetto, posso chiamare l'appello allora? Sì, procediamo con l'appello. Allora, sono le ore 10:38 del 18 settembre. Armetta. Buongiorno a tutti, presenta. Costantino. Presente. Cusimano, Presente. Galioto, Presente. Ottuso, Buongiorno, presente. Fiore, Presente. Megna, Buongiorno, presente. Puma, consigliere Puma. Io non lo vedo però qua nel. Pronto, mi sentite? La sentiamo, dottoressa. Dottoressa, ora la chiamo io. Ora la chiamo io. Allora lo metto assente per ora. Sì, ora la Sandovalle. chiamo io. Presente. Scafidi. Presente, buongiorno a tutti. Aspetta Giovanni, perché non riesco a farmi sentire. Giovanni, non riesco a farmi sentire, aspetta. Presidente, nome presente. Adesso sì. Non vi sentivo e dicevo non riesco a farmi sentire, siccome sono con Giovanni Galioto qui. Ho detto intrattieni di così parlo, ok. E allora, constatata la presenza del numero legale? Mi sentite? Sì. Ok, nomino scrutatori. Sandovalli, Armetta, Scafidi. Se non ci sono osservazioni al riguardo, i confermati sono tali consiglieri. Ok, allora sono qui una comunicazione, dottoressa Lobocchiaro. Sì. Una comunicazione. Il consigliere Galioto ritira la mozione numero 15 assunta all'ordine del giorno, Allora, Galioto. di cui ha depositato copia del ritiro della mozione qui presso la nostra sede stamattina. Va bene. Va bene. L'oggetto lo sappiamo così. Allora, procediamo. Presidente, è destinazione per il fine sociale del gettone di presenza dei consiglieri? Sì, questa è la numero 15. Va Perfetto, va bene. bene? Ok. E allora, dottoressa Lobocchiaro, sempre seguendo l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, verbali delle sedute precedenti? Sì, allora io intanto procediamo con quello di ieri in modo da continuare quella cosa e poi ce n'è pure un altro, almeno queste due fatemele Va bene, va fare. bene, Va bene. proceda. Sì. Presidente, posso tra le comunicazioni chiedere alcune cose? Certo, io vi chiedo collaborazione perché sono col cellulare che mi sto spostando alla capitaneria di Porto, che ho un appuntamento lì. Quindi collaboratemi se qualcuno si iscrive a parlare negli interventi. Va bene, prego, consigliere Cusimano, ha facoltà di farlo, siamo nelle comunicazioni. Chiedevo se in riferimento alle richieste che ho fatto ieri, relativamente alla firma dei documenti in maniera digitale, che comunque è un adempimento di legge e tra l'altro evita il contatto tra le persone, specialmente in questo periodo di pandemia. Quindi se l'ufficio si è adeguato in tal senso per la firma dei documenti. Quindi se da oggi sostanzialmente si è avviata questa procedura che è un adempimento di legge. Poi
Io ad oggi ancora non ho ricevuto il documento di valutazione dei rischi, è il Duvri, aggiornato secondo i decreti ministeriali che si sono susseguiti a seguito della pandemia. Se l'invito all'assessore Marino è stato predisposto, e poi la richiesta che avevo fatto della copia del contratto di servizio con la RAP, tra comune e RAP, con i relativi allegati. Allora, se lei ha finito? Sì. Allora, io rispondo relativamente a due punti, dopo do la parola alla dottoressa Lobocchiaro. Relativamente... Natale Puma. Ok, orario, consigliere Sandovalli, così la dottoressa verbalizza. 10:43. Presidente? 10:43. Diceva, presidente, non l'ho sentito. Sì, sì, no, no. Sto prendendo parola. Allora, relativamente a due punti rispondo, poi do la parola al dottoressa Lobocchiaro. Nuovo contratto di servizio, ho dato l'input alla presidente, scusi se la interrompo, ma non sento nulla, presidente. Gli altri mi sentono, così abbiamo presidente, si sente. Presidente, si sente a tratti molto disturbato, non si capisce se sono in pausa. Ok, sono in macchina. Allora, provo a farmi sentire. Mi sentite adesso? Per ora sì. Mi sentite? Sì, in questo momento sì. Aspetti, provo a fermarmi con la macchina. Vediamo se magari... Allora, mi sentite adesso? Sì, sì. Mi sentite? Ok, sì, allora mi fermo con la macchina. In macchina. E allora, relativamente a due punti. Relativa alla richiesta... di copia del contratto di servizio di RAP, ho dato alla mia segreteria l'input ieri di farne richiesta alla presidenza della RAP, quindi siamo in attesa di ricevere comunicazioni al riguardo o comunque la trasmissione dell'atto. Relativamente l'altro punto che sollevava il consigliere Cusimano, a cui posso rispondere io, dottoressa Lobocchiaro, che mi è venuto un flash. Quindi questo è il contratto, l'invio della registrazione della seduta con i capigruppo. No, questa ho dato disposizione a Matteo Ferrante, che non è in sede oggi, quindi verrà trasmessa questa riunione dei capigruppo. No, ma aveva chiesto un'altra cosa il consigliere Cusimano. Consigliere Cusimano, per favore, aveva chiesto il Duvri. No, quello risponderà a lei anche nel passaggio relativo alla firma digitale. L'altro punto, consigliere Cusimano, e invito all'assessore Marino. E l'assessore Marino verrà calendarizzato, siccome dobbiamo acquisire due espressioni di parere, mi corregga se sbaglio, dottoressa Lobocchiaro, dobbiamo predisporre un ordine del giorno supplettivo. In quella sede invito i consiglieri, se hanno delle mozioni, a farle pervenire, così li mettiamo agli atti, e contestualmente rivolgerò l'invito all'assessore Marino. Quindi in breve, appena inseriamo queste espressioni di parere, calendarizziamo anche l'intervento con l'assessore Marino. Dottoressa Lobocchiaro, sì. Presidente, dimenticavo una cosa molto importante. In questi giorni ho appreso per mezzo anche della stampa della chiusura di alcune attività commerciali. Sì. Tra l'altro una sul nostro territorio della settima circoscrizione, Testa Verde. Storica. Sì, storica, della borgata tra l'altro di Partanna Mondello. Niente, io poi volevo chiederle se era possibile invitare il presidente della commissione consiliare attività produttive per affrontare sia questo problema che quello relativo ai mercatini, considerando tra l'altro
considerando tra l'altro che lui, il presidente, si è speso molto per la riapertura dei mercatini su tutto il territorio comunale. Quindi le chiedo gentilmente di convocarlo in aula. Non ho nessun problema, considerato che la materia mercatini è sempre una materia, diciamo, come dire, attuale, dove si annidano diverse criticità territoriali, quindi va bene, colgo il messaggio e invierò questo invito al presidente della commissione pertinente ai mercatini rionali. Ok, dottoressa Lobocchiaro, per gli altri due punti vuole rispondere lei? Allora, il punto delle DVR, stamattina ho parlato con la collega, mi ha dato l'email di un dirigente dell'ufficio sicurezza a cui posso chiederlo, e quindi oggi stesso manderò un'email per avere questo DVR. Per quanto riguarda il DRUV, mi diceva la collega che noi come comune, visto che non lavoriamo con ditte esterne che vengono all'interno del comune a prestare servizio, non abbiamo bisogno, e a quanto pare non è stato fatto. Io ho chiesto, sì, ma le persone che lavorano Reset e quant'altro, lei mi diceva che sono società partecipate col comune e quindi non vanno considerate come società esterne. Questo è quello che mi ha riferito la collega stamattina. Comunque io maggiori chiarimenti li chiederò all'ingegnere Davì, di cui la collega mi ha dato email e tutto, che contatterò oggi stesso. Dottoressa, questa è chiaro che è un'interpretazione. Il DUVRI si predispone quando i datori di lavoro sono diversi. C'è un datore di lavoro della Reset, c'è un datore di lavoro per i dipendenti del comune di Palermo. Va fatto documento di valutazione dei rischi correlati, proprio perché loro svolgono determinate mansioni e noi, i dipendenti comunali, ne svolgono altri, e quindi vanno valutate quelle che sono le interferenze tra i lavori che vengono svolti. Ma soprattutto, considerando che i datori di lavoro sono due distinti e diversi, quindi va di fatto elaborato il documento di valutazione dei rischi. Comunque, dico, al di là di questo, che è un adempimento di legge, attendo sue notizie per iscritto. Grazie. Sì, ma infatti io che l'ingegnere che è la dottoressa Davì, che contatterà, è colui il quale poi ha seguito anche i lavori all'interno del Covid 2019, quindi è la persona che poi è venuta presso la sede circoscrizionale, ha studiato i luoghi, e quindi ci atterremo ad acquisire ulteriori notizie da lui sulla base delle esplicite richieste che il consigliere avanza in seduta. Altro punto, dottoressa Lobocchiaro, che è quello delle firme digitali. Sì. Le firme digitali. Allora, per quanto riguarda la firma digitale, io non posso dare torto al consigliere che mi chiede la firma digitale, perché è un suo diritto in questo momento, e per carità, io infatti l'ho rassicurato che tutti gli atti che lui dovrà firmare io glieli invierò con la firma digitale, perché per me non è un problema. Altri consiglieri hanno espresso in altri momenti il desiderio di poter firmare diciamo con la firma olografa, ma anche su questo non credo che noi stiamo facendo qualcosa di controlegge. Perché non c'è assembramento, il consigliere si reca nella circoscrizione dove c'è l'impiegato che gli dà gli atti e li firma, quindi non si creano assembramenti come quando si fanno le riunioni di consiglio. Ora io chiederò a ognuno di loro tramite mail di farmi pervenire, e se me lo volete anticipare ora, chi vuole firmare con la firma digitale e chi ha problemi perché ancora non è stata attivata, perché ancora non è riuscito a mettersi in contatto con la SISP e quindi tutte le procedure non sono state attivate, e li vuole firmare in maniera olografa, perché anche quello io non posso impedirglielo. Quindi io farei una cosa, chiederei
intanto così per averne una contezza subito, e poi ve lo chiederò però con il mail. Sì, io sono disponibilissima ad accontentare tutte così come vuole fare. Però Presidente, io desidererei, anche per avere una contezza, io vi chiamo per ordine alfabetico, se mi dite qual è il metodo preferite. Scusate, ma qui non si tratta di scegliere il metodo da utilizzare, qui si tratta di rispettare le norme. Le norme prevedono l'uso della firma digitale, non l'uso della firma autografa. Qui non si può scegliere, si deve eseguire la norma, e la norma prevede l'uso esclusivo della firma digitale. Grazie. A questo punto che la dottoressa mi corregga se sbaglio, dottoressa Robocchiaro, magari già si è espressa altre volte in tal senso, dico se mi sfugge qualcosa mi corregga, che il dottore Brucato abbia dato disponibilità anche a acquisire le firme senza il passaggio della firma digitale. Se così è... può avere copia di questa disposizione, così la inviamo alla Corte dei Conti, perché l'uso della firma autografa con l'uso della firma autografa si fa danno erariale e quindi tra l'altro non rispettando il codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Dottoressa Robocchiaro, vuole rispondere? Consigliere Cusimano, mi deve scusare, dal momento che gli uffici sono aperti, la firma olografa non è che proibita. Cioè, in sistema di Covid è diciamo, auspicabile la firma digitale. No, e c'è una stima utilizzata. No, aspetti, consigliere, mi scusi, se c'è assembramento, per cui noi facciamo una riunione, dobbiamo firmare tutte, allora si crea l'assembramento, la firma digitale, la firma olografa non si può mettere, ma dal momento che gli uffici sono aperti, che ricevono pubblico, e c'è un consigliere che dice io ho problemi a mettere la firma digitale, ma io di mia spontanea volontà vado in ufficio, non creo assembramento, perché quello proibito non è la firma digitale, la cosa, cioè non è la firma olografa, la cosa proibita è l'assembramento, ma da un momento che c'è un ufficio aperto e un consigliere mi dice per una mia esigenza personale io preferisco andare là e firmare l'atto, cioè voglio dire non c'è niente di proibito, perché gli uffici non sono completamente chiusi, gli uffici sono a disposizione dell'impiegato che deve entrare e che deve anzi fare una turnazione e garantire un servizio, quindi la firma olografa in questo caso non è proibita, non c'è nessuna normativa che dice che il singolo consigliere non può recarsi in ufficio a firmare. Dottoressa, mi dispiace contraddirla, ma il testo unico del 2006, il CAD, prevede l'uso esclusivo della firma digitale e dei sistemi informatici per la trasmissione dei documenti. Consigliere, però io ieri l'ho spiegato. Non è a sentimento, non è in base a come si vuole. Però io ieri. Sì, però io ieri. 2006, di danno erariale dal 2006, perché dal 2006 non si sono tenuti questi sistemi in considerazione. Certo. Dico, è il fatto di continuare, nonostante... Farei una cosa, presta la bocchiara, farei una cosa, perché alcuni consiglieri hanno difficoltà e l'hanno espresso, proprio nell'entrare nel sistema di firma digitale. Alcuni addirittura non si sono... ancora diciamo non abilitati, ma abilitati nella conoscenza del sistema. Io direi una cosa, dottoressa Robocchiaro, alla luce della situazione da lei espressa, rappresenti questa situazione al dottore Brucato, dove si fa rispondere diciamo tramite email, PEC, email nella comunicazione all'interno di due soggetti della pubblica amministrazione, l'email basta. Si fa rispondere al dottore Brucato rispetto a questa esigenza rappresentata da alcuni consiglieri, se possono recarsi direttamente ad apporre la firma presso la sede, considerato che c'è più elargizione in termini di ricevimento e diciamo
i locali oramai sono aperti al pubblico e quindi si riceve rispettando le leggi e applicandone, diciamo, nei contenuti del, in materia di Covid, quello che è diciamo il, tutti i criteri, diciamo, di trasparenza e legalità anche nell'accoglienza. Che ne pensa? E che ne pensate, sì, più che altro? Sì, sì, presidente, io trovare un punto di convergenza, nulla toglie che la dottoressa ha espresso, diciamo, come dire, disponibilità a seguire l'uno e l'altro metodo nell'ottica in cui vuole venire incontro, diciamo, alle esigenze di qualche consigliere che ha rappresentato presidente, a me detto. Sì, e alla dottoressa. Io una cosa sola volevo sottolineare. Intanto l'autorizzazione del dottore Brucato l'avevo avuta e poi no, c'è stato pure. Ricordavo bene. Come dice lei, effettivamente ricorda bene. Poi okay. a parte questo, io ho fatto presente pure al consigliere Cusimano che abbiamo avuto un lavoro ingente di 110 verbali del 2019, dove i segretari non hanno ancora tutte la firma digitale. Quindi questi verbali era impossibile che tutti li potessero firmare con la firma digitale. Una discussione correlata verbale. Io per questo avevo chiesto l'autorizzazione al dirigente, non solo 110 verbali da mettere tutti con la firma digitale è un lavoro immane che io dovrei fare solo da casa, è un lavoro immenso, tra l'altro è già un tanto quello che io mi sto assumendo di fare 110 verbali dell'anno scorso, oltre al lavoro quello nostro. Quindi avevo spiegato. Volevo portare il consiglio che non sono più 110, giusto? Sono una trentina. No, per fortuna no, ce ne saranno una trentina e io continuo a sollecitare. Quindi, vabbè, per carità. Però voglio dire. Questa cosa l'abbiamo avuta già autorizzata dal dirigente in via del tutto. Ripeto, tutto quello che riguarda però il consigliere Cusimano, perché è un suo diritto averlo con la firma digitale, io lo invierò con la firma digitale. Nonostante tutto, come dice lei, io mi metterò in contatto oggi stesso col dottore Brucato e vediamo di vedere come risolvere questo problema. Va bene. Però una cosa chiedo, i consiglieri che pensano che non ne potranno e che non sono ancora attivati con la firma digitale, se cortesemente ora me lo fanno sapere, in modo che so cosa dire. Io nella fattispecie ieri avevo dato comunicazione ad alcuni consiglieri, se non ricordo male Armetta, Galioto, Cusimano, che poi abbiamo chiarito l'aspetto. Mi sto avvicinando io, presidente, sto avvicinando, vado a firmare. Galioto già ha proceduto perché era già in sede stamattina, non è stato anche nella giornata di ieri. Poi chi mancava? Rossella Megna, la dottoressa Megna, che poi mi ha chiamato ieri, che mi ha detto che probabilmente passerà lunedì, ok? Che preferisce passare e passerà lunedì, va bene? Presidente, io vorrei, se possibile, che i consiglieri chiamandoli mi dicessero chi non vuole firmare digitale, perché lo devo fare presente al dirigente. Proceda come ritiene opportuno, prego. Non lo so, dico se lo ritenete opportuno, perché se io per esempio col dirigente ci mettiamo... Diciamo che è un dato ulteriore che lei acquisisce in questa sede, quindi se lo ritiene utile ai fini del dialogo col dirigente, proceda pure. Armetta. Favorevole. Aspetta, Armetta, il quesito che la dottoressa pone è questo. Vuole l'utilizzo della firma digitale o preferisce scendere presso la sede? No, preferisco scendere in sede a firmare. Ok, prego. Allora, Costantino. Oggi ne abbiamo sedute, apposito. Ne vediamo dopo, dai. Costantino. Assente, va bene, chiudete l'audio, consigliere, chiuda l'audio. Cusimano già si è espresso digitale. E Galioto, assente. Gottuso,
Consigliere Gattuso. Cioè, non risponde, assente. Non risponde. Fiore. Vabbè, io sono in sede. Vabbè, dico, lei, per... Megna. Assente. Assente. Puma. Sta presente. Firma digitale o firma olografa? Cosa le viene più comodo? Per me quell'olografa va benissimo. Sandovalle? Anche per me. Io non ho risposto, no, perché non sono attento, ma perché mi sembra una stupidata tutto questo. Uno quello che vuole fare fa, diciamo, nel senso che o lo vuole o lo prende o lo fa olografo o praticamente con la firma digitale. Poi non è che c'è un problema di come deve essere. Non esiste un problema. Consigliere Gattuso, capisco quello che dice lei, ma non è una stupidaggine, perché se io vado a rappresentare quello che mi chiede il dottore Cusimano al dirigente, il dirigente mi dice va bene, allora fatelo esclusivamente con la firma digitale. Dopo però, quando mando gli altri, poi magari qualche consigliere mi dice no, io devo andare a firmare di persona con la firma olografa, io mi trovo in difficoltà. Quindi quello che dice lei, cioè io lo sto facendo proprio per questo motivo, per evitare questo, perché poi una volta stabilito una cosa col presidente, col dirigente, e poi il consigliere mi dice no, no, per favore non me lo invii, perché io, come è già successo, perché io preferisco andare là e firmare con la firma olografa, io cosa faccio? Ecco. Vabbè, perché volevo posso... avere un'idea, andiamo, ecco, andiamo, io volevo avere posso... un'idea. D'altro lei è un suo modus operandi. Nel senso in cui non è più possibile firmarla digitalmente per determinati motivi, che fa una persona non lo può firmare olografa, in maniera olografa, quindi di persona. Io per questo quello che dico è lasciare libero il soggetto di come volerlo fare. O lo fa in un modo o lo fa nell'altro. Non credo che debba essere necessariamente vincolato o in un modo o in un altro. Questo è il mio dire. E infatti è così, però era giusto per dire al dirigente, ma veda che alcuni consiglieri, comunque anche se non continuo, abbiamo capito che alcuni consiglieri preferiscono con la firma olografa, ed è quello che io riferirò, perché sono io pure così la penso, che chi, la firma olografa non è che è bandita completamente o è fuori legge, la firma olografa giustamente ognuno è libero, senza creare assemblamenti, di andare là e firmare. Va bene, presidente. Presidente, quando è possibile mi dà la parola, presidente. Sandovalli sono. Io sono Alessandro Bocciara, ha finito, perché io ho avuto problemi di linea. Dico, ha finito. Sì, va bene, Sandovalli e Scaffide non avevano detto ancora nulla, comunque. No, Sandovalli ha detto oleografa, ha parlato Sandovalli. Anche per me, anche per me. Anche Scaffide. Va bene. Okay. Dottoressa, si era iscritta a parlare Sandovalli, ha facoltà di farlo. Prego, consigliere Sandovalli. Sì, presidente, grazie, buongiorno a tutti. Dico, è inutile che stiamo qui a parlare firma digitale, non digitale. Io quello che voglio dire, carissimo presidente, dico, le scuole sono iniziate, in giro c'è una vivacità di quella incredibile, ma noi quando dobbiamo rientrare, diciamo, in consiglio, diciamo, non sui social, ma di presenza, anche perché ripeto sempre le stesse identiche cose, abbiamo aperto ai cittadini, abbiamo aperto a chiunque, e dico, noi siamo a casa e dobbiamo lavorare da casa con i social, abbiamo sempre problemi di connessione. Noi
almeno io ho capito che tanti altri vogliamo ritornare in consiglio, presidente. L'altro giorno per la sfiducia del sindaco Orlando c'era tutto l'intero consiglio comunale adibito con mascherine e quant'altro. Dico, noi perché non dobbiamo rientrare? Lei deve battere il pugno, perché noi dobbiamo rientrare, perché abbiamo gli spazi idonei per poter rientrare, c'è distanziamento e noi abbiamo una stanza enorme che possiamo tranquillamente distanziarci uno con l'altro. Presidente, lei deve chiedere a gran voce di rientrare in consiglio, questo voglio dire, presidente. Capisco che il momento è difficile, però noi dobbiamo rientrare in consiglio. Grazie. Consigliere Sanguani, più volte mi è stata data, diciamo, questa opportunità di rispondere, oggi lo faccio con contenuti, diciamo, più ricchi, definiamoli così, perché avendo affrontato questa tematica col dottore Brucato in un ultimo dibattito dove io avevo espresso, come dire, la conformità dei nostri locali, perché là da noi si può, forse qualche problematica la possono avere altre circoscrizioni, altre sedi, ma in realtà la nostra si presta, diciamo, ad attuare tutti i relativi distanziamenti e accorgimenti necessari nel rispetto, diciamo, delle regole in materia di Covid. E l'ultima volta che ho espresso questa situazione al dottore Brucato, quasi volendo muovermi in autonomia, addirittura effettuai con lui un sopralluogo presso la nostra sede, e lui ebbe a rispondermi che comunque il provvedimento si attuerà nel momento in cui partirà per il consiglio comunale e di concerto ci allineeremo con i consigli di circoscrizione. Cioè non ci può essere questa, diciamo, autonomia gestionale, definiamola così, in termini di ritorno alla normalità se questo provvedimento non parte a ritroso dal consiglio comunale. Quindi l'auspicio è che le sollecitazioni da parte mia ci saranno tutte, l'ho fatto in precedenza e continuerò a farlo, però sulla base di questo concetto, diciamo, siamo ancorati, definiamolo così, un po' a quelle decisioni che verranno prese in sede di consiglio comunale. Ok, se non ci sono altri interventi al riguardo, dottoressa Lobocchiaro, passerei sempre alla trattazione dei punti all'ordine del giorno nei punti relativi all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, così diamo, diciamo, corso alla trattazione dei punti assunti all'ordine del giorno. Prego, dottoressa. Allora, verbale di ieri, 17:09. Un minuto. Allora. L'anno 2020, giorno 17 del mese di settembre alle ore 10:45 in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con determina del sindaco numero 47 del 24/3/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza convenzionalmente nell'aula consiliare civica con sede in via Leonora Aduse 31, si è riunito in seduta ordinaria il consiglio della settima circoscrizione, convocato dal presidente Giuseppe Fiore con avviso protocollo interno numero 1 del 2/9/2020 per trattare gli argomenti iscritti all'ODG. Il presidente Fiore invita il segretario Lobocchiaro Giuseppe a chiamare l'appello. Risulta presente il presidente Giuseppe Fiore. Risultano altresì presenti i consiglieri Armetta, Costantino, Galeotto, Ottuso, Megna, Sandovalle e Scafide. Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Alle ore 10:48 entrano in aula i consiglieri Cusimano e Puma. Il presidente li nomina scrutatori con il consigliere Galeotto e con il consenso unanime dell'Aula, e apre i lavori con il punto 1 all'ODG comunicazione, informando i consiglieri che alcuni atti sono presso gli uffici della circoscrizione per la firma. Chiede la parola il consigliere Sandovalle per riferire che relativamente alla raccolta
rifiuti solidi urbani, ha avuto modo di constatare che effettivamente in alcune vie i cassonetti sono stati svuotati, ma lamenta la mancata disinfezione dell'area interessata. Il presidente in risposta afferma che nella giornata precedente, dopo l'incontro con il dirigente della RAP, aveva fatto un'email proprio in tal senso, ma anche se condivide che la disinfestazione venga eseguita contestualmente con la raccolta dei rifiuti, suppone che il RAP stia operando per fase e appunto nella prima fase sta raccogliendo i rifiuti e magari dopo seguirà la sanificazione delle aree che sono state interessate. Chiede la parola al consigliere Cusimano che Sì. Mi scusi se la interrompo, questo sì. È un concetto che ha espresso l'ingegnere Fradella, ok, che io ho ribadito in aula, ma è espresso dall'ingegnere Fradella. Cioè l'ingegnere Fradella cosa dice? Diceva nella seduta, dovete capire qual è il particolare momento, quali sono le priorità, questa sicuramente è una fase che seguiremo in un passaggio successivo, quello di sanificare le aree pertinenti, diciamo, interessati dagli interventi che RAP sta eseguendo in ordine alla rimozione dei rifiuti, dico che venga puntualizzato in ordine ad una mia espressione data, diciamo, in tal senso. Perfetto, Presidente, allora metterò così come ha dichiarato l'ingegnere Fratella. Benissimo. Ingegnere Fratella, durante la riunione avuta il giorno prima. Tavola, va bene. Va bene, grazie. No, grazie a lei, per carità, perché si possono fare pure degli errori così. Il bello, stavo facendo una riflessione, il bello è avere questa fluidità mentale all'indomani di una riunione. Vede qual è diciamo, la possibilità che ci viene fornita, quella proprio di fare delle osservazioni contingenti e dovute per la riunione del giorno precedente, detto fra di noi, ecco, prego. Appunto, sono contenta che questa cosa sta andando avanti in maniera che siete pure contenti anche voi. Sono contentissimo. Sì, perché prego, dopo un anno non penso che lei poteva ricordare questo piccolo. No, assolutamente. Chiede la parola il consigliere Cusimano, che contesta la procedura della firma degli atti, afferma che la parte amministrativa deve rivedere alcune procedure, infatti non è un optional la firma digitale, ma evita il contatto tra le persone in attesa che si possa tornare alla normalità. Invita il Presidente a fare rispettare le leggi e quindi che venga utilizzata la firma elettronica. Inoltre, visto che gli uffici sono attivi, chiede la copia del documento di valutazione dei rischi al fine di accertarsi che si opere secondo quanto previsto dai vari DPCM e dalla normativa in riferimento. Relativamente alle problematiche raccolte RSU afferma che sarebbe opportuno invitare l'assessore Marino per fare pressione affinché la RAP ritorni a svolgere l'attività normale sul territorio, visto che la responsabilità politica dell'amministrazione comunale in riferimento con la società municipalizzata RAP è incardinata proprio nel suo assessorato. Inoltre chiede ancora una volta il nuovo contratto di servizio che la società RAP ha stipulato con il Comune di Palermo, visto che sul sito istituzionale non è stato ancora pubblicato. Il Presidente accoglie le richieste coordinandosi con il segretario. Quindi, dopo essersi accertato della presenza degli scrutatori con la sostituzione del consigliere Puma, che non risulta più presente nella videoconferenza, con il consigliere Galioto e sempre con il consenso unanime dell'Aula, e passa al punto 2 dell'ODG, approvazione verbale sedute precedente, ed invita il segretario a dare lettura del verbale del 19/5/2020. Alla fine della lettura, visto che nessuno ha osservazioni da fare, dispone l'approvazione dell'atto per appello nominale con il seguente esito: presente 6, astenuti nessuno, favorevole 7, contrario nessuno. Il Consiglio approva all'unanimità. Mentre il Presidente Fiore sta valutando l'iter procedurale dei lavori, nota che viene meno il numero legale e chiede la verifica al segretario, che chiama l'appello, alla fine del quale, oltre allo stesso Presidente, risultano presenti solo i consiglieri Almetto e Cusimano. Constatata la mancanza del numero legale, alle ore 11:35 dichiara chiusa la seduta.
Presidente. Dottoressa Puma sono. Sì. Dottoressa, se lei ha finito di leggere, non c'è né Costantino e manco il presidente, presiedo io. Sì, va bene. Allora, alle ore. Manca il numero. Ah, manca il numero, dottoressa. E quindi. Oggi cosa venerdì? No, vedo che il presidente è dentro. Ah, è rientrato il presidente, perfetto. Allora si procede alla votazione dell'atto se non ci sono osservazioni al riguardo con appello nominale. Prego, dottoressa. Allora, Armetta. Favorevole. Costantino. Presidente, manca il numero. Presidente, collega Puma, è il microfono attivo. Collega Puma, le espressioni gergali, prego, dottoressa. Allora, presidente, cosa devo fare? Ce la farà, cosa la usa il Bruticiano? Chiuda, consigliere Puma, chiuda l'audio, consigliere Puma. Perché sì. Signore Puma, l'audio. Se per favore qualcuno lo può chiamare. L'ha chiuso. Ok. Prego, dottoressa, proceda. Allora, almeno. Il numero legale, presidente, il numero legale. Addirittura. Dottoressa, mi puntualizza il consigliere Scattini. Se può verificarne la veridicità, che manca il numero legale. Allora, Armetta, allora alle ore 11:19 chiamo l'appello. Armetta. Presente. Costantino. Assente. Cusimano. Assente. Galeotto. Assente. Gottuso. Risulta presente, ora. Presente. Fiore. Presente. Megna. Assente. Puma. Assente. Sandovalle. Assente. Scaffine. Presente. Presidente, 1, 2, 3, 4 presente e tutti assente. Ok, constatata la mancata presenza del numero legale, la seduta è chiusa. Mi sento di fare comunque di rivolgere un invito ai consiglieri ad condurre un tipo di lavoro in aula necessario e indispensabile per cercare di essere più proficui nell'ambito anche dell'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Questo ci permette, insomma, di snellire il lavoro e di avere un lavoro più pianificato, quindi è dovuto. Quindi questa è una piccola parentesi. Quindi alle ore, dottoressa Lobocchiaro? Alle ore 11:21. Ok. Allora, alle ore 11:21 è constatata la mancata presenza del numero legale, la seduta è chiusa, ribadisco di nuovo, va bene? Grazie, buona giornata. Buongiorno. Va bene, grazie a voi. Buongiorno, grazie a lei, dottoressa Lobocchiaro. Buongiorno.